Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Oggi vi faccio vedere delle ricettine molto estive, facilissime da fare ovviamente, e alcune sono anche light. Quindi partiamo subito dalla colazione. Oggi ho deciso di farvi vedere come faccio questo budino all'avena e farina di cocco. È buonissimo ed è light, quindi se state seguendo una dieta sana e dimagrante potete tranquillamente fare questo budino. Quindi vi servirà dell'avena, della farina di cocco, del cacao amaro, del miele che potete anche non mettere se volete e dell'acqua. Mettete tutti gli ingredienti all'interno di un pentolino e portate appunto a bollore, quindi dovete creare una sorta di porridge però un po' più denso. Quando il vostro porridge sarà ben asciutto e quindi senza liquido, potete tranquillamente trasferire il composto all'interno di formine, magari in silicone o altre formine adatte sia al caldo che al freddo. Infatti questo andrà in frigo per tutta la notte. Il giorno seguente tirate fuori il vostro budino, lo servite magari con un po' di cioccolato, quello che volete. Io per esempio ho messo della cioccolata e un po' di granella di noci brasiliane, e questo è il risultato, è buonissimo. E poi ce l'avete pronto praticamente in frigo quando volete e dura un paio di giorni. Per quanto riguarda invece il pranzo, ho fatto più che un pranzo una sorta di aperitivo, dove ho fatto delle bruschette, un po' di caprese e dei sandwich. Ho fatto appunto la caprese tagliando un po' di mozzarella, un po' di pomodorini e l'ho servita con un po' di olio, origano e basilico. Poi ho tagliato dei pomodorini e del basilico per le mie bruschette, le ho condite con un po' di olio, un po' di sale e ho bruschettato il pane. Le ho servite con un filo di olio. Per quanto riguarda invece i sandwich, ho preparato dei sandwich semplicissimi con del prosciutto, della mozzarella e dell'insalata. Questo è stato il nostro pranzo barra aperitivo, abbiamo mangiato ovviamente solo questo e poi con il caldo ovviamente cose calde non ci andavano molto. Mentre per quanto riguarda lo snack, ho creato questo frozen yogurt cheesecake che si stava praticamente sciogliendo perché da me ci sono 40 gradi, però vi assicuro è buonissimo. Ed è un cheesecake light perché ho creato la base con 4 fette biscottate che potete tranquillamente sostituire con quelle integrali e delle noci brasiliane, anche queste sostituibili con altra frutta secca. Ho messo un cucchiaino di olio di cocco che potete sostituire con olio di semi. Ho messo la base in un coppa pasta, l'ho messo in frigo e nel frattempo ho preparato 2 yogurt con un cucchiaio di miele. Ho messo mirtilli e vaniglia, quindi prima i mirtilli e poi la vaniglia, e ho messo tutto in congelatore. Ovviamente io l'ho tirato fuori e l'ho tenuto un po' fuori per qualche minuto e si è sciolto perché ovviamente faceva caldo e non ci ho fatto caso a questa cosa, quindi mettetelo in freezer e tiratelo fuori proprio l'attimo prima di poterlo mangiare. Per quanto riguarda la cena invece, ho fatto degli straccetti di pollo impanati semplicemente con avena e mandorle, quindi ho tritato i fiocchi di avena insieme alle mandorle. Se volete potete anche mettere delle spezie tipo rosmarino e tritare anche quello, e poi ho impanato i miei straccetti di pollo normalmente, quindi come se stessi impanando con la farina. Li ho passati prima nell'uovo e poi nelle mandorle e nell'avena. È un'ottima impanatura per chi per esempio non può mangiare e assumere farine, quindi per chi è intollerante al glutine, e poi viene un'impanatura davvero molto croccante. Io questi li ho fritti, ma potete tranquillamente farli anche al forno e renderli un po' più leggeri. Li ho serviti con dell'insalata e questa è stata la nostra cenetta. Spero tanto che questo video e queste ricette vi siano piaciute. Come sempre aspetto i vostri commenti, lasciatemi un like, vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao!